nella nostra città, che nel nostro territorio, che nel nostro paese, con la P maiuscola e minuscola, esistono dei giovani che vogliono fare musica e che sognano, in alcuni casi già ci stanno riuscendo, ma insomma il sogno di un artista è un sogno multiforme, diciamo così, c'è diversi step, che sognano di poter vivere della propria arte, vivere della propria creatività, vivere del proprio talento, non essere al loro fianco, non dargli palcoscenici, aspettare che magari abbiano la botta di fortuna di fare un passaggetto a Sanremo o in televisione in prima serata, per poi andarsene a riprendere a quel punto pregando, e la cosa che io vi prego è chi non vi ha sostenuto adesso, ditemi di no dopo, oppure proprio fatelo piangere dal punto di vista economico, proprio piangere. Ecco, non fare questo sarebbe per me, che sono passato attraverso questi step, perché la carriera di un cantante lirico non è poi così differente agli inizi dalla carriera di un cantante pop o dalla carriera di un teatrante. Lo dico sempre, il circolo vizioso da spezzare è: se non mi conoscono non mi scritturano, ma se non mi scritturano come fanno a conoscermi, no? Cioè, se nessuno mi ha sentito, come faccio ad avere ingaggi, se però nessuno comincia a dare un ingaggio, come fa? Tutti i tentativi riusciti, tra l'altro, che danno alla possibilità, la possibilità ai giovani artisti di andare sul palcoscenico, di misurarsi con la propria arte, di cominciare a sentire il polso del pubblico, di capire anche, nel vostro caso, perché io gioco con un repertorio che lo sappiamo che la Fabiana funziona, non è questo, spesso la mettiamo su proprio perché funziona, perché ci serve di sbigliettare, ma vedere quali cose devo inventare abbiano risposta, che tipo di risposta, e a quel punto decidere anche se me ne frega qualche cosa della risposta del pubblico. Spoiler alert, dovrebbe. Però, voglio dire, ci sono anche artisti che lavorano unicamente a favore di pubblico, no? E che confezionano il regalino esattamente come il pubblico si aspetta, perché magari invece di raccontare quello che hanno preferiscono raccontare il conto in banca. Detto questo, grazie a voi che continuate, ci credete, e sappiate che tutto quello che è creazione artistica, tutto quello che è creazione musicale, cioè tutto quello che aiuta a sostenere un sogno che vada oltre il nasco, consumo, muoio, che è un po' la regola generale, trova qui con me e grazie a te anche col muro le porte non spalancate, avete le chiavi e non chiudetele visto che avete le chiavi. Veramente di cuore al Teatro San Leonardo, che ospiterà questa iniziativa e che ha sposato il mio intento, perché questa è veramente una grande scommessa. Dopo tanti anni, io sono un'artista dal 2005, lo dico senza falsa modestia, nel senso che veramente ho suonato nella scena rock alternative un po' ovunque in tutta Europa, in una parte d'America, insomma faccio questo di mestiere, insegno tanto, e ho occasione di vedere i giovani, ho visto tante generazioni di nuovi artisti, e ho visto anche che quando io ho iniziato, vi parlo del 2005-2006, ho dovuto fare la famosa migrazione all'estero, ho dovuto vedere cosa offriva il panorama internazionale, perché qui non c'era spazio, non c'erano possibilità di esprimersi. Io non ho mai fatto musica commerciale, non ho mai fatto progetti volti a passaggio in radio, ma anche le forme alternative sono forme di arte, nella musica come poi in tante altre espressioni. Quindi mancava proprio spazio. Però cosa è successo? Che vedendo all'estero cosa accadeva, io e Francesco Russo, che è il mio socio in Backstage Academy, che è questo brand che è diventato europeo, abbiamo deciso di importare le buone idee e il livello qualitativo che c'era all'estero, e quindi prendendo spunto da una realtà
tedesche e inglesi soprattutto, abbiamo creato qua a Viterbo un centro musicale che poi è stato replicato in altre province italiane e spagnole. Quindi un po' questo trade union nel sud dell'Europa, che però vuole proprio riproporre la qualità che si ha nel famoso famigerato Nord Europa, che veramente sì, offre tante possibilità, ve lo dico avendo le vissute. Quindi questa era un po' un'introduzione al concetto. Dopo tanti anni vedo che c'è finalmente una nuova scena musicale su Viterbo. Ci sono dei giovani che si supportano, che studiano, che hanno voglia di proporre progetti artistici qualitativi e non cose campate per aria o cose improvvisate. C'è veramente della qualità, c'è veramente della sostanza. E quindi l'idea è stata: ok, ora che c'è qualcosa da proporre, vogliamo dare un bel palco che metta quasi un po' di soggezione a questi progetti. E qui mi sono proposta a Giuseppe, perché questa idea in realtà ci girava un po' nella testa da... noi collaboriamo in maniera artisticamente da tanti anni, ci girava in testa un po' questa idea di fare un bel festival rock di musica suonata davvero incredibile nel teatro. E al contempo io vedevo queste nuove generazioni di artisti una sorta di timore, no? Perché poi noi alternativi ci siamo sempre più allontanati da quello che erano le istituzioni, le piazze, i teatri, che invece sono luoghi della cultura, e perché non dovremmo viverceli? E quindi ho proposto a questi giovani ragazzi questa follia di suonare sul palco del Salonato, del Teatro Salonato. Conoscete come Backstage Academy Viterbo. E dal punto di vista della nostra struttura è fondamentale partecipare e dare la collaborazione, il sostegno a questa iniziativa, perché da sempre Backstage Academy nel panorama culturale e musicale è stata vicina, sensibilizzata insomma la possibilità per i giovani, per i gruppi di esprimersi sotto questo punto di vista. E dal momento in cui Federica ha deciso insomma di provare a fare questo progetto, ovviamente noi abbiamo passato tutto per tutto questa cosa. E è fondamentale, secondo me, un aspetto, sarò molto breve insomma nell'esposizione, il fatto della collaborazione che oramai da un po' di tempo stiamo facendo anche con Giuseppe, con Vanessa, con il teatro insomma. E anche noi siamo un'associazione, il fatto che in questo momento storico, come abbiamo detto, c'è molta difficoltà nel fare eventi, nel proporli, nell'avere una risposta adeguata da parte del pubblico, sia giovane che grande, credo che diventi anche fondamentale, secondo me, cercare di creare un trade union di collaborazione associazionistica, che è un punto importante, che però non, secondo me, da forse troppo tempo non viene spinto adeguatamente, ma che in questo momento storico, per varie situazioni, diventa secondo me fondamentale nell'affrontare appunto queste difficoltà. Ringraziare Vanessa, Federica, Giuseppe, Alfonso. E ci tengo particolarmente a ringraziare Alfonso, non solo perché comunque lo conosco, ci conosciamo, ma perché da quando c'è Alfonso Viterbo a livello musicale ha avuto molti più palchi rispetto agli anni passati, e questa è una motivazione in un senso molto importante per noi artisti, perché comunque siamo tutti quanti artisti, crediamo nell'arte che stiamo portando, e portare la musica a teatro, come diceva Giuseppe, che non si vedeva dagli anni 90, credo che tutti noi negli anni 90, tanti non erano nati, o chi era nato era veramente piccolo, non può ricordarsi, parla per te, infatti parlo per noi, non può ricordarsi della musica, di ogni genere musicale a teatro, e è una cosa veramente bella, ed è molto bello soprattutto per le generazioni che verranno. È bello vedere dei gruppi che siano pop, indie rock, soul, un po' più punk rock come la nostra, salire su un palco così importante e misurarsi con una platea che non è
dà molta motivazione a continuare e soprattutto vedere che le generazioni future dicono: a Viterbo c'è la musica, si può fare, cosa che per la nostra generazione non è stato proprio così. E la musica è una passione, quindi c'è il vissuto, cioè è l'anima, è l'espressione dell'anima che esce fuori. Grazie a tutti voi, Federica, Alfonso, molto piacere. Ciao. Giuseppe, per l'ospitalità. Io sono il produttore di due dei progetti che si esibiranno il 23 dicembre su questo palco, che sono Clyde e Sam. Collaboro con loro sia in studio, quindi li aiuto e scriviamo i pezzi insieme, e poi li accompagno sul palco nella band. Molto bello questo evento, secondo me, perché in realtà rappresenta, oltre a tutto quello che ho detto te, comunque non ripeto, però condivido al 100%, perché è un bel po' in realtà che io personalmente, ma un po' tutto il collettivo di questi ragazzi, pensavamo a una Viterbo nel quale appunto ci fosse una scena musicale presente, un qualcosa di tangibile proprio, e in realtà questo evento qua secondo me è un po' il primo passo, sì, di un percorso che in realtà è iniziato un po' di tempo fa, ma che probabilmente diventa visibile agli occhi di tutti, no, in questo momento, e che speriamo diventi il primo tassello di tanti altri. Diverso giovani per quanto riguarda la scena musicale locale, poi alcuni dei ragazzi che saranno presenti al festival hanno anche collaborato con noi, e quindi diciamo che è sempre stato un argomento che ci ha tenuto, ci è sempre stato a cuore, quello appunto di dare la giusta rilevanza, la giusta importanza a quelli che sono gli artisti che appunto, come veniva detto in precedenza, non provengono da parchi di Sanremo, da milioni di ascolti su Spotify. Quindi vedere che questo è possibile anche in una realtà nella quale noi magari non sempre riusciamo a agire come associazione studentesca, quindi al di fuori dall'università, vedere questa stessa realtà che comunque si è sviluppata e che appunto ha permesso l'incontro di